Prima pagina di questa edizione, più che brutte sorprese, si tratta di danni annunciati in materia di denunce di infortuni e morti sul lavoro. Questo è il commento del presidente nazionale dell'ANMIL, Franco Bettoni, noto a Pavia per essere presidente anche dell'ALER, alla lettura degli ultimi dati pubblicati dall'INAIL nella sezione Open Data relativi al periodo 1 gennaio 31 maggio, che hanno messo in risalto circa 272.500 infortuni denunciati, in crescita di 7.400 unità rispetto ai 265.000 dello stesso periodo dell'anno precedente. Sebbene siano dati provvisori, se confermato dalle successive rilevazioni mensili dell'anno in corso, l'incremento pari a più 2,8% segnerebbe la rottura di un trend positivo che manteneva il suo andamento decrescente ininterrottamente dal 2001, anno in cui si sono registrati oltre 1 milione di infortuni sul lavoro. I dati infortunistici presentati in questi giorni dall'INAIL, ha commentato Franco Bettoni, non possono che destare allarme e preoccupazione, interrompendo una tendenza al ribasso che durava ormai da 15 anni. E questo dato inaspettato si va ad aggiungere peraltro ai tragici numeri dei morti sul lavoro nel 2015, che hanno fatto registrare un aumento dell'8,2% delle denunce e una sostanziale stabilità dei morti accertati dall'INAIL, ma che secondo le nostre esperienze statistiche a consuntivo finale saranno destinati a segnare anch'essi una crescita di rilievo. Ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori che l'ANMIL a Pavia è presieduta da Walter Ferrari e si trova in Galleria Manzoni 25.